Sensorialmente piacevole, blog post di giovedì 20 luglio 2017. Le emozioni sono energia in movimento e non sono né positive né negative. Esse semplicemente sono. Quando proviamo fastidio, discomfort, le sensazioni spiacevoli non riguardano le emozioni, ma hanno a che fare con la narrativa interiore. Il copione che seguiamo, le storie che ci raccontiamo su di esse a proposito di cosa si dovrebbe fare oppure no, o provare oppure no, insomma, le psicorotoloballe di Mind. Se sei sul mio blog, difficilmente sei qui perché non vedi l'ora di imparare a processare le emozioni. Sei qui perché ti ci ha portato il dolore. Vulvodinia, Fibro e Company. Se inizi questo percorso è perché cerchi disperatamente di ottenere un sollievo che non hai trovato altrove. E il tuo obiettivo probabilmente non è provare quelle terribili emozioni che cerchi in ogni modo di tenere bloccate. Correggimi se sbaglio, ma se rimani qui e cominci sul serio a fare questo lavoro, ti accorgi che lungo la via quello che scopri sono parti di te che avevi dimenticato o che non conosci affatto. Avrai già intuito che questo è un viaggio di autoscoperta, un viaggio in cui ritrovi te stessa. E questo è deliziosamente bello e piacevole, sensorialmente piacevole. Se qualcuno mi avesse detto che intraprendere questo percorso mi avrebbe fatto conoscere la vera me, credo che il mio entusiasmo sarebbe salito alle stelle, perché pensare di ottenere sollievo dal dolore, scoprire di più su me stessa e in più capirmi, è ciò che mi diede allora entusiasmo e voglia di farcela, e oggi è per me fonte di gioia pura. Il sollievo dal dolore è il bonus, l'obiettivo reale è l'autoconoscenza. Sono grata di essere viva, di avere questo corpo e di vivere questa vita, e mi trovo esattamente nel punto in cui era previsto che fossi. In questi anni ho imparato a seguire la mia intuizione anziché le storie di Mind, e mi accorgo, guardandomi indietro, di quanto fosse infallibilmente tutto corretto. All'inizio non sembrava così giusto, tutt'altro. Ma se sei connessa con la tua essenza, tutto diventa più facile e assolutamente possibile. Ed è sempre la migliore strada per te. Parlo per esperienza. Ho scoperto tantissime cose su di me e ne scopro di nuove ogni giorno. Ho scoperto che il mio corpo mi adora e che io adoro lui. Piacerebbe anche a te provare le stesse sensazioni e vederla in questo modo? Farebbe la differenza nella tua vita? Contrariamente ad altre persone e persino ad altre colleghe oltremare, la cosa fantastica era, certamente, beh sì, liberarmi dal dolore. Che poi no, non volevo dargli un calcio, perché avrebbe voluto dire dare un calcio a una parte di me, e di calci ne avevo ricevuti più che a sufficienza. Volevo ascoltare cosa aveva da dirmi. La cosa ancora più fantastica era questa storia dell'autoscoperta. Ho cominciato ad estasiarmi. È ben triste, lo ammetto, che una donna, una persona, non possa sperimentare mai una cosa del genere. Non è giusto tenere parti di noi segregate in prigione. Nessuno può metterti in un angolo. Questo è un amore senza confini, che va al di là di altri amori. Ogni giorno scopro qualcosa di nuovo e mi piace moltissimo. Ogni giorno scopro di più la vera me, e mai e poi mai lo avrei creduto possibile.
E ora so, non solo con il cervello, ma con tutto il mio corpo, quanto questo percorso sia eccezionale e quanto di bene sta creando nella mia vita, per me e per gli altri. Se non avessi scoperto l'approccio Mind-Body, sarebbe stata una grave perdita per la mia crescita personale. Mi sarei auto-abbandonata. E invece Elena merita di più, e anche tu, anima bella. Ogni singolo evento verificatosi nella mia vita mi ha portato qui. Oggi non vedo l'ora, ogni volta che voglio ottenere il messaggio di un'emozione o dal mio corpo, aspetto con felicità ogni messaggio che arriva dalla mia essenza o cuore e guido la mia esistenza in un modo per me impensabile solo pochi anni fa. In più, ogni giorno è un piccolo passo in avanti verso cose meravigliose. Ognuno ha diritto di seguire i propri sogni e trasformarli in qualcosa su cui camminare. E le tue emozioni ti aiutano precisamente a fare questo. Si tratta di un ponte composto da tutte le frequenze dello spettro elettromagnetico visibile, quelli che chiamiamo colori. Ti ricordi quella canzone, True Colors? Bingo! Hai bisogno di tutto il tuo arcobaleno emozionale per muoverti dal punto in cui sei ora a dove vuoi essere. E sappilo, volare basso, non esiste volare basso o voli oppure no. Non serve a nient'altro se non a mantenerti dove sei, nel dolore e nell'oscurità. E rischi di non conoscerti, di non incontrarti mai. Quando sopprimiamo un'emozione, le sopprimiamo tutte, anche quelle che chiamiamo felicità, gioia o semplicemente I feel good. Sì, proprio quello stato che dice la canzone. Quindi, voler essere felici, bada, voler essere, questo implica impegno con noi stesse, significa percepire tutto lo spettro emozionale, vivere una vita in cui usi le parti più evolute del sistema in collaborazione con quelle più antiche, è fantastico, è la via del cuore. Quando sopprimiamo le emozioni, sopprimiamo la nostra energia, amica mia. Per questo è vitale riconnetterti con queste parti di te e non solo per guarire. C'è qualcosa dentro di noi che chiede di essere ascoltato, visto, abbracciato, capito. Qualcosa chiede di essere espresso, sempre. Mettere a tacere questa parte è morire lentamente. E non è nemmeno giusto morire con la propria melodia che ci si spegne dentro. Il tuo cuore ha una canzone, una melodia unica ed è arrivato il tempo di dargli voce. Abbiamo il dovere di realizzare i nostri talenti, il nostro potenziale e trasformarli in vita di tutti i giorni. Vita quotidiana significa bollette da pagare, servizi da svolgere, rifare i letti, pulire la cassetta del tuo gatto, il bagno, accudire e rendere i tuoi bambini liberi di esprimere il loro potenziale, accudire i membri anziani delle nostre famiglie, accudire noi stesse. Tutto ciò e molto, molto altro fa parte di ciò che viviamo. Possiamo vivere una vita healthy applicando le nostre risorse migliori nelle relazioni, a casa e al lavoro, ovunque. Che spreco sarebbe se le usassimo solo in un contesto ristretto? Se sei un ottimo comunicatore al lavoro, perché mai non lo sei con la tua famiglia, con i tuoi amici? Perché non portare i tuoi talenti anche negli altri settori della tua vita? Pensaci!
Ognuno di noi è stato creato unico e speciale. È a questa parte che puoi rivolgerti ogni volta che hai bisogno di guida e consiglio. Se hai bisogno di avere un incoraggiamento, una spinta, soprattutto nei momenti più difficili in cui sei scoraggiata e persa, ricorda, con i tuoi tempi, quando ti senti davvero pronta, troverai sostegno, perché tutto, ma proprio tutto, ti sta osservando e ti ascolta proprio ora. E sta aspettando un segno, un cenno da te. Sta aspettando che tu diventi ogni giorno un po' più te stessa. Se vuoi scoprirne di più, sul blog troverai tantissime risorse Mindbody che ti faciliteranno in questo viaggio per scoprire come creare davvero la vita che vuoi. Buon cammino, anima bella! Ottieni gratis le 3 chiavi di base più la chiave di volta per dissolvere il dolore e creare la vita che vuoi ora. Scarica gratuitamente Kickstarter Benessere, guida Mindbody per vivere meglio. Sono Elena Tione, Mindbody coach e trainer per vulvodinia, fibromialgia, dolore pelvico cronico, stress management and best life design. E puoi incontrarmi su www.aidablanchette.com.